mezz'oretta circa. Quindi io partirei col condividere lo schermo. Allora, io devo fare, eccolo qua. Presenta ora il tuo schermo. Mi date conferma che vedete le slide, dopodiché vado avanti. Sì. Sì, perfetto, ottimo. Allora, il titolo, come vedete, ecco, una notazione sul titolo. Il buon Panzarasa l'aveva proposto al contrario, cioè parlavamo prima, cioè aveva messo il focus sulle licenze Creative Commons e poi la pubblicazione dei materiali didattici. In realtà io ho chiesto di invertire perché, come vedremo, è una questione, diciamo, anche logica, cioè il diritto prima va studiato nella sua veste, diciamo, più neutra, cioè capire quali sono le regole per pubblicare i propri materiali creativi, didattici, e dopo, una volta che abbiamo capito quali sono i diritti che la legge prevede a nostro favore, allora possiamo fare quel passo avanti e chiederci come poter licenziare liberamente questi diritti. Ok? E quindi sarà esattamente il percorso che faremo oggi. Ci sarà una prima parte con un'introduzione ai principi generali, poi cominceremo ad andare un po' più nel dettaglio su il funzionamento del diritto d'autore e arriveremo nella seconda parte a parlare di licenze open applicate alla didattica. Allora, trovate i miei riferimenti, l'ha già detto Alberto, quindi non perdiamoci molto tempo. Più che altro l'ultimo in basso, slash share, perché ho già messo queste slide che state vedendo sul mio profilo slash share, le ho messe circa un'ora fa, proprio prima di riconnettermi. E quindi per coloro che magari hanno esigenza di annotarle, non so, ognuno ha i suoi metodi per seguire corsi di formazione, magari uno vuole tenerle di fianco, aggiungerci degli appunti sul PDF, lo può fare caricandosi lì dal mio profilo slash share, dove tra l'altro trovate altri 195, cioè siamo arrivati quasi a 200 documenti delle mie slide e presentazioni varie, quindi lì trovate tutto. Poi avete gli altri riferimenti se volete seguirmi, Facebook, Twitter, c'è anche LinkedIn, mi fa piacere. Questo è il motivo per cui principale per cui siamo qua oggi, nel senso che la collaborazione con Alberto Panzarasa, con Marzio Rivera e le altre persone che trovate diciamo tra i contributori di questo libro ci ha portato appunto a incontrarci. Forse ancora prima ci eravamo incontrati per un evento formativo che poi aveva però spinto e ha proposto l'idea di fare pubblicare i cosiddetti atti del convegno sotto forma di piccolo libro, e io mi ero occupato. L'evento formativo era stato addirittura nel 2015-2016, se non ricordo male, poi tempo di trovare tutti i contributi e confezionare il libro, poi negli anni successivi è uscito questo, vedete, Didattica 2.0, scenari di didattica digitale condivisa. Perché ve lo segnalo? Uno, perché questo è un esempio di risorsa educativa aperta, risorsa didattica aperta, perché ha una licenza open e si trova liberamente su questo link che vi ho indicato qua, in cui trovate proprio tutto il libro da scaricare. Se volete invece solamente il mio capitolo, che è il capitolo 5, diciamo che lo possiamo considerare come la dispensa del corso di oggi, in sostanza. Cioè, in 18 pagine, se non ricordo male, sono 18 pagine del capitolo di questo libretto, vi spiego le cose che dirò in questa circa ora e mezza di corso di formazione insieme. Quindi per coloro che vogliono poi avere una lettura vera e propria, questo è, diciamo, il riferimento principale. Allora, vediamo l'introduzione che vi avevo preannunciato, e la prendo un po' larga, nel senso, per farvi vedere che già nel Piano Nazionale Scuola Digitale si era parlato di questo tema ed era diventata una azione fondamentale, l'azione numero 23 del Piano Nazionale Scuola Digitale, che ormai sembra ieri, ma è stato approvato nel 2014-2015, quindi insomma ormai sono un po' di anni. E vedete che l'azione numero 23 era dedicata alla promozione delle risorse educative aperte e linee guida su autoproduzione dei contenuti digitali didattici digitali. La parola chiave che innesca tutte le questioni di cui oggi parliamo è proprio autoproduzione. Cioè, il docente, vista come dire, anche l'innovazione tecnologica e le nuove sfide che essa pone,
non è più, non può più considerarsi un mero riutilizzatore di contenuti creati da altri, di manuali preconfezionati che trova in commercio e che vengono semplicemente adottati, che era un po' il vecchio, no? Il vecchio approccio. Il docente non può far, non farà, non fa altro che seguire un programma ministeriale e utilizzare per le lezioni dei contenuti preconfezionati che arrivano più o meno dall'alto. No, no, adesso questo non è. Cioè, in realtà anche prima il docente illuminato era tutt'altro che quello che vi ho descritto, però ecco, adesso diciamo che è esplicito, non deve più essere così. La scuola digitale pone esattamente questa sfida, cioè di creare i contenuti che poi gli studenti utilizzano, che il docente utilizza e che poi gli studenti utilizzano anche per studiare. È solo che il creare pone appunto la questione del diritto d'autore, che è una questione che ha due facce, cioè sia il diritto d'autore di colui che crea, che vuole sapere come e quando può difendere questi diritti, cioè innanzitutto quali diritti la legge gli offre, gli propone e gli garantisce e come può difenderli ed esercitarli. E poi nel momento in cui creando riutilizza qualche opera preesistente, cosa che è frequentissima perché nessuno parte da una tabula rasa totale, da un foglio bianco, ma quasi sempre si parte rielaborando pezzi di conoscenza già disponibili, allora in quel caso bisogna anche spostarsi dall'altro lato e pensare al diritto d'autore di quella persona, cioè di quell'altro, di quel soggetto che prima di noi ha creato il contenuto. Vabbè, l'azione 23 del Piano Nazionale Scuola Digitale diceva questo, cioè occorre fornire alle scuole una guida che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili forme del loro uso, illustrando in particolare per quanto riguarda l'autoproduzione dei contenuti, le modalità dei processi di selezione, produzione e validazione, nonché le caratteristiche tecniche da rispettare per massimizzare qualità, efficacia e riusabilità dei contenuti. Vedete che vi ho messo in rosso i due concetti che mi interessano di più, cioè l'autoproduzione dei contenuti di cui abbiamo già parlato, la riusabilità dei contenuti, cioè il fatto che se queste risorse sono davvero aperte, e quindi anche dal punto di vista giuridico della licenza con cui vengono rilasciate, diventano riusabili, cioè aumenta il loro potenziale di riutilizzo e di riuso da parte dei miei pari, degli altri colleghi docenti che vogliono fare magari un progetto sullo stesso argomento su cui ho lavorato io l'anno scorso. E quindi tutto ciò, vedete, nell'ottica di incoraggiare processi sostenibili e funzionali di produzione e di distribuzione che possibilmente aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori e facilitino la validazione collaborativa e il riuso, garantendo, oh, ecco che arriviamo poi al punto, un regime di diritti che sia sensato e funzionale per le Open Educational Resources. Vedremo adesso che cosa significa un regime di diritti che sia sensato e funzionale e ci chiederemo magari alla fine del corso, quando entreremo in una fase, diciamo, appunto di dibattito un po' più critica, se il regime di diritto d'autore attualmente in vigore è davvero sensato e funzionale per le Open Educational Resources. Avete già capito dal mio tono un po' ironico che probabilmente arriverò a dirvi che non è poi così sensato e funzionale, però per fortuna soccorrono a questo le licenze Creative Commons proprio, cioè il fatto che si possa forzare un po' il diritto d'autore verso una maggiore elasticità, un po' verso un approccio più innovativo proprio attraverso delle licenze. E quindi arriviamo a questo, che è un po' uno schema che io utilizzo in tutti i miei corsi per far capire meglio quello che in realtà vi ho già anticipato, cioè che il diritto d'autore va studiato sempre secondo queste due ottiche, per averne una percezione completa e una conoscenza ampia e appunto completa. Cioè i due punti di vista, il punto di vista di colui che crea, che vuole sapere quali sono i diritti e quindi il titolare dei diritti sull'opera, ma anche il punto di vista di colui che riutilizza roba già creata da altri, no? Contenuti già creati. E in realtà appunto vedremo che quella linea bianca che vedete in mezzo non è neanche così netta come io l'ho disegnata, in realtà è sfumata, c'è cioè una sfumatura lì tra il blu e l'arancio. Perché cioè, non capita quasi mai di essere nettamente di qua o nettamente di là. Perché in effetti il creatore, come abbiamo detto, quasi sempre parte da qualcosa che ha già, da cui prende spunto, che è già esistente. L'utilizzatore, soprattutto in un mondo come quello di oggi,
in cui abbiamo delle tecnologie a disposizione di tutti a bassissimo costo, quando ricondivide un contenuto spesso ci aggiunge del proprio, no? Pensate a scaricare un'immagine dai social per ripubblicarla da un'altra parte, no? Lì sono stato utilizzatore perché ho preso una cosa di un altro e quindi in effetti mi dovrei chiedere se davvero si poteva fare quella cosa, se potevo prendere quell'immagine e ripubblicarla, ma ipotizzando che si possa fare, se ci ho aggiunto del mio, ci ho, non so, ci ho aggiunto un testo, l'ho modificata, ho fatto dei filtri, l'ho integrata all'interno di una slide e via dicendo, allora vedete che divento a mia volta anche un po' titolare di diritti perché ho aggiunto della mia creatività e quindi su quella parte, su quello strato di creatività mio, ho comunque dei diritti. Ecco, un po' questo è il gioco che faremo in tutta il webinar di oggi, cioè salteremo un po' da questi due punti di vista per ogni argomento, diciamo, vederlo anche negli esempi che farò. Cercare di vederlo dalle due ottiche, così ne abbiamo una percezione appunto più organica e completa.